VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne scomparsa di casa dal giugno del 2012 e il cui corpo non è stato mai ritrovato. Nei confronti dell'uomo è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catania su richiesta della procura distrettuale etnea. Secondo la tesi dell'accusa, le indagini dei carabinieri sul cold case, avviata dopo la denuncia di scomparsa dei familiari della vittima, definita giovane e fragile, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, in ragione sia del rapporto particolare che egli aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, la quale non usciva mai di casa da sola né intratteneva rapporti con altre persone, sia dalle falsità delle notizie fornite agli inquirenti dallo stesso circa i suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. In particolare, l'indagato avrebbe cercato di inquinare le prove anche ottenendo dai conoscenti la conferma del suo falso alibi. Le indagini erano state avviate dai militari dell'arma di Acireale nel 2020, dopo una segnalazione alla trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3. No all'obbligo di Green Pass per attraversare lo stretto. Il sindaco De Luca trascorre la notte in tenda. Prima notte della mia vita in una tenda con il sacco a pelo, continua a oltranza la nostra occupazione pacifica dello stretto di Messina. Il sindaco Cateno De Luca ha così annunciato le sue intenzioni. Ha trascorso infatti tutta la notte nel molo San Francesco del Porto, occupato per protesta con l'obbligo del Green Pass rafforzato per i non vaccinati per l'attraversamento dello stretto. Dormirò qui visto che mi hanno portato una tenda. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la propria solidarietà e anche qualcosa da mangiare, ha dichiarato ieri. Lo faccio per i tanti che mi hanno scritto e che per i motivi di salute o lavoro non possono attraversare lo stretto e si trovano in serie difficoltà, conclude. Comunque una tenda a 5 stelle ma senza riscaldamento, ironizza Cateno De Luca. I primi a venirmi in soccorso stamattina sono stati i consiglieri comunali Senera Giannetto e Salvatore Sorbello. In attesa di notizie da Roma continua la nostra occupazione pacifica, scrive su Facebook dopo la nottata. I rincari delle bollette si sommano a quelli delle materie prime e così nella penisola scatta anche il caro colazione. Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti presso i bar della penisola. Stiamo ricevendo negli ultimi giorni numerose segnalazioni da parte dei consumatori che denunciano aumenti dei prezzi dell'espresso, ma anche dei cappuccini e dei dolci lievitati consumati al banco o ai tavoli dei bar di tutta Italia, spiega Assoutenti. Incrementi dei listini di pochi centesimi di euro, ma che vengono immediatamente avvertiti dai cittadini che ogni giorno si recano in uno degli oltre 160.000 bar presenti in Italia. A confermare rincari dei prezzi sia l'Istat, che a dicembre ha registrato per il comparto bar un incremento medio dei listini del più 2,8%, sia le stesse associazioni di categoria, con la FIPE che ha dichiarato che il 76% dei gestori di bar avrebbero aggiornato i propri listini tra la fine del 2021 e la prima parte del 2022. Alla base degli aumenti che stanno interessando caffè, cappuccini e cornetti troviamo sia il caro bollette con i rincari record di luce e gas scattati lo scorso 1 gennaio, sia il forte rialzo delle materie prime, con le quotazioni del caffè cresciute del più 81% nel 2021, quelle del latte del più 60%, quelle di zucchero e cacao del più 30%, analizza Assoutenti. Non si ferma la crisi per gli editori di turismo e arte in Italia. Dopo un calo dei fatturati nel 2020 dell'85% e nei primi 8 mesi del 2021, la perdita percentuale rispetto al 2019 arriva all'80%, secondo le segnalazioni delle case editrici del settore. L'Associazione Italiana Editori AIE torna così a chiedere al governo e al Parlamento di intervenire per assicurare i ristori necessari a proseguire le attività oltre la crisi, riorganizzando il proprio business e la propria offerta editoriale. Dopo 22 mesi di fatturato in pesante calo e la fine della cassa integrazione Covid a giugno 2021, spiega il presidente di AIE Riccardo Franco Levi, molte case editrici hanno dovuto fare ricorso al credito bancario per continuare le attività. Sono necessari aiuti immediati per garantire la sopravvivenza di chi pubblica guide turistiche e libri d'arte. La crisi di questo comparto editoriale è conseguenza della crisi più larga del settore del turismo, per cui il governo ha recentemente stanziato un fondo da 150 milioni di euro per il 2022, a fronte dei 220 milioni di presenze straniere nel 2019. A fine ottobre 2021 l'Italia ne ha registrate poco più di 15 milioni e nei prossimi mesi, con il perdurare delle restrizioni di viaggio e di nuove varianti del virus, non sono previsti miglioramenti. Buona domenica a tutti, eccoci in macchina, direzione Sanremo, ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del festival e non vedo l'ora di farvi ascoltare le canzoni in gara che sto continuando ad ascoltare adesso perché sono bellissime, mi fanno compagnia fino appunto a Sanremo. Ciao, a prestissimo.
VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.